Ciao a tutti, bentornati sul mio canale oppure benvenuti se siete nuovi qui. Io mi chiamo Celeste. Oggi vi propongo una breve pratica di Vinyasa Yoga per celebrare l'arrivo della primavera. Quindi cominceremo qui seduti sui nostri talloni. Se è scomoda la posizione, modificatela tranquillamente, potete venire a sedere a gambe incrociate. Quando siete pronti, chiudete i vostri occhi. Portiamo l'attenzione al nostro respiro. Andiamo subito ad approfondirlo, a rallentarlo, così da portare l'attenzione nel qui e ora. Una leggera pressione dei piedi a terra per attivare le gambe ed estendere la colonna vertebrale ancora di più. Inspirando portiamo le mani al nostro cuore. Muoveremo le mani in questo modo, quindi tenendo il contatto dei nostri polsi e del dorso delle mani, cominciamo a ruotare in questo modo qua le dita. Ripetiamolo un paio di volte. Molto bene. Adesso, inspirando, creeremo tre di questi cerchi e solleveremo le mani sopra la nostra testa, creando il mudra del loto, mudra in cui teniamo polsi, pollici e mignoli insieme. Quindi lo faremo insieme. Inspiriamo. Creiamo il mudra del loto. Ed espirando, uniamo le mani in Anjali Mudra e portiamo le mani al cuore. E ancora due volte, inspiro. Creiamo il mudra del loto e espiro, mani al nostro petto. Inspiro. Ed espiro, mani a noi. Posizione del bambino, allunghiamo adesso le braccia avanti. Possiamo tenere le ginocchia così unite o separarle leggermente. Proviamo ad appoggiare la fronte a terra, sentitevi liberi di usare un cubetto. Tontoliamo un po' a destra e a sinistra, massaggiando la fronte e continuando a mantenere questa consapevolezza del respiro. Benissimo, inspiro, saliamo su nel tavolino, veniamo giù nella sfinge, veniamo pancia a terra, gomiti sotto le nostre spalle. Muoviamo la testa un po' a destra e a sinistra, abbassando l'orecchio verso la spalla e poi dall'altro lato, allungando il lato del collo. Soffermatevi magari nei punti più tesi, prendendo un respiro in più lì. E ora fermiamoci al centro, muoveremo il mento su verso l'alto e poi verso il nostro petto. E ancora due volte. Molto bene. Pieghiamo il ginocchio destro, con la mano destra prendiamo il piede e avviciniamo il tallone al nostro gluteo. Potete scendere sul vostro viso, portando il petto e il viso a terra. Oppure potete stare sollevati sul vostro gomito. Prendiamo dei bei respiri profondi. Avviciniamo le cosce l'una all'altra, giriamo l'osso pubico verso terra, intensificandolo a lungo. Ora manteniamo la presa del piede e cominciamo a spingere il piede contro la nostra mano per aprire invece la nostra spalla. Stessa cosa se siamo col viso a terra, premiamo il piede contro la mano. Delicatamente lasciamo andare e andremo dall'altro lato. Pieghiamo il ginocchio sinistro, prendiamo con la mano il piede, avviciniamo il tallone a noi. Ed è normale voler aprire il ginocchio verso l'esterno. Cerchiamo di resistere questa tentazione tenendo le cosce una verso l'altra. Man mano, magari sollevando la coscia, spostando il ginocchio un po' più lontano.
Ora prendiamo bene il piede dall'esterno, spingiamo il piede contro la mano, lasciamo che la spalla si rilassi, teniamo solo le dita attive. E rilassiamo. Mani sotto le spalle, tre cobra senza mani. Inspiro, solleviamo il petto su. Espiro, scendiamo, gambe attive. Inspiro. Espiro. Ancora una volta, inspiro. Espiro, scendiamo. Bambino, sediamoci sui nostri talloni. Due respiri qui. Ora risolleviamoci di nuovo, sfinge, veniamo sui nostri gomiti. Bene. Andremo ad attivare il nostro addome. Quindi spingiamo i gomiti giù, prendiamo un inspiro. Espirando, stacchiamo la pancia e il bacino, premendo i gomiti, guardando verso la pancia. E scendiamo, sfinge, apriamo il petto. Espiro, solleviamo la pancia. E riscendiamo, inspiro. Adesso riproviamo, forse sollevando anche le ginocchia. E riscendendo giù con controllo. Un'ultima volta. Stringiamo i gomiti uno verso l'altro. E scendiamo giù. Mani sotto le spalle. Cobra. Questa volta usiamo le mani, ma 10%. Teniamo i gomiti vicino a noi. Attiviamo i glutei, la schiena. Scendiamo giù. Ancora due giri. Inspiro. Espiro. Inspiro, cobra. Espiro, scendiamo. Bambino. Sediamoci sui nostri talloni. Cane a testa in giù. Veniamo prima a quattro zampe. Puntiamo i piedi dietro di noi. Solleviamo il bacino su verso l'alto. Cammineremo un po' sul posto per allungare i polpacci, le caviglie. E ora inspiro, solleviamo la gamba destra, cane a tre gambe. Espiro a fondo, il piede destro viene in cima al tappetino. Torsione, il braccio destro sale su verso l'alto. Facciamo il pugno con la mano, creiamo un piccolo dei movimenti. In una direzione e nell'altra direzione. Fermiamo, panca, uniamo i piedi dietro di noi. Inspiro, espiro, scendiamo giù. Inspiro, cobra. Espiro, cane a testa in giù. Andiamo dall'altro lato. Solleviamo gamba sinistra. A fondo portiamo il piede avanti. Torsione. Solleviamo il braccio sinistro al cielo. Ruotiamo le spalle. Teniamo il bacino basso, soprattutto il gluteo sinistro. Panca. Mani scendono giù. Inspiro, espirando scendiamo, inspiro cobra, cane a testa in giù. Continuiamo a creare il nostro flusso, inspiro solleviamo gamba destra, espiro a fondo. Guerriero 2, tallone dietro scende, solleviamo le spalle. Apriamo le nostre braccia, i piedi si radicano giù a terra. Inspiro guerriero pacifico, portiamo l'avambraccio sinistro dietro la lombare, solleviamo il braccio destro sopra e oltre. Teniamo il braccio qui dietro, angolo laterale steso, gomito destro alla coscia oppure la mano destra all'interno del piede, ruotiamo le spalle, solleviamo il viso. Inspiro stella, allunghiamo il braccio sinistro, veniamo su, apriamoci. Io mi girerò nella vostra direzione. Quindi stella e da qui dea. Pieghiamo le ginocchia, uniamo le mani davanti al nostro petto. Ripetiamo quel respiro del loto. Inspiro, solleviamo sul mudra, espiro mani al nostro cuore. Ancora due volte, inspiro. Espiro.
Ultimo giro, teniamo le ginocchia piegate. Espiro, mano al nostro cuore. Stella, riapriamoci. Bene, inspiriamo qui, espiro guerriero 2 verso l'inizio del tappeto, pieghiamo il ginocchio destro, voi non giratevi. Inspiro guerriero pacifico, allunghiamoci indietro. Espiro, mulino con le braccia a torsione, mano sinistra viene giù a terra, braccio destro sale su. Panca laterale, quindi uniamo i nostri piedi in fondo al tappetino, uno davanti all'altro oppure uno sopra l'altro, so che è difficile, proviamoci qua. Appoggeremo poi il piede destro a terra e il ginocchio sinistro sotto di noi. Solleviamoci con le spalle ed espiro allungo laterale, posizione del cancello, la mano destra alla gamba, braccio sinistro sopra e oltre. Ora portiamo la mano sinistra alla lombare oppure al tallone dietro di noi, ci inarchiamo indietro un po' come un cammello. Espiro, veniamo su, allungo laterale. Inspiro, apriamoci. Espiro, allungo. E ancora una volta. E allungo laterale, sopra la gamba estesa. Portiamo le mani giù a terra, cane a testa in giù, uniamo i piedi in fondo al tappeto. Vinyasa, inspiro, veniamo avanti. Espiro Chaturanga, inspiro Cobra, cane a testa in su, espiro cane a testa in giù. Andiamo dall'altro lato, solleviamo gamba a sinistra, inspiro, espiro a fondo, piede avanza. Guerriero 2, solleviamoci, apriamo le nostre braccia, entrambi i piedi ben radicati a terra. Inspiro, guerriero pacifico, avambraccio destro alla lombare. Angolo laterale steso, gomito alla coscia, oppure la mano giù. E questo mano dietro di noi ci aiuta a sollevare la spalla destra un po' più in alto. Abbassiamo le anche, premiamo bene giù il piede. Respiriamo. Solleviamo il braccio. Stella, veniamo su. Inspiro. Espiro Dea, mani al nostro cuore. Per 3 volte facciamo il respiro del loto. Solleviamo il nostro fiore, espiro mani al petto. E ancora. Solleviamo, espiro mani a noi. Ultimo giro. Solleviamo il fiore. E uniamo le mani in Anjali Mudra. Inspiro stella, apriamo tutto il corpo. Espiro guerriero 2 verso l'inizio del tappetino. Inspiro guerriero pacifico. Espiro mulino con le braccia, mani scendono giù a terra. Il braccio sinistro sale su per la torsione. Panca laterale. Quindi vogliamo abbassare il lato del piede destro. Piede sinistro viene in fondo. Restiamo qua, premiamo bene giù la mano destra, solleviamo il braccio sinistro e abbassiamo il ginocchio destro giù, assicurandoci di avere il piede dietro il ginocchio. Solleviamoci, cancello, allungo laterale sopra la gamba. Inspiro, facciamo questa specie di cammello modificato, mano destra alla lombare oppure al tallone. Espiro, veniamo sopra e oltre la gamba. Allunghiamoci indietro inspirando. E un'ultima volta, attivando i nostri addominali per controllare questi movimenti, soprattutto nelle transizioni. E ritorniamo al centro, panca laterale, mano destra si appoggia giù. Possiamo unire i piedi in fondo al tappetino. Cane a testa in giù, spingiamo il glutei su verso l'alto. Inspiro, gamba destra sale al cielo. Elefante, apriamo il nostro bacino. Piccione, portiamo la tibia destra in cima al tappeto.
e scivoliamo indietro col resto del corpo. Vogliamo tenere entrambi i glutei alla stessa altezza, scendere giù con l'osso pubico. Avviciniamo le mani ai nostri fianchi. Forse restiamo qui e va benissimo. Altrimenti provate a intrecciare le dita dietro di voi. Allunghiamo le braccia, apriamo il nostro petto. E delicatamente lasciamo la presa, ci pieghiamo in avanti sui nostri gomiti per 5 respiri. Attiviamo le cosce una verso l'altra, ammorbidiamo il viso e la mandibola. Molto bene. Cominceremo a sollevarci su. E ovviamente se volete restare più a lungo potete rallentare il video o fermarlo. Solleviamoci, sediamoci adesso sul fianco, portiamo la gamba a sinistra avanti a noi, Janusirsasana, quindi il piede all'interno della coscia. Cominciamo tenendo il ginocchio un po' piegato, solleviamo le braccia su, il petto rivolto verso il piede, allunghiamoci in avanti, appoggiamo le mani dove riusciamo ad appoggiarle, magari a terra, alla caviglia, al piede, e poi cominciamo a spingere entrambe le ginocchia giù verso terra. Estendiamo la colonna e poi approfondiamo. Cerchiamo di rallentare il respiro. Cominciamo a risalire su e torniamo indietro come siamo arrivati. Quindi gamba sinistra viene in fondo al tappeto, cane, testa in giù. Solleviamo la gamba sinistra, inspiro, elefante, apriamo il bacino, pieghiamo il ginocchio, ruotiamo le anche verso l'esterno per aprirle, allungando un po' il fianco. Piccione, portiamo la tibia sinistra in cima al tappeto. E potete sempre usare le vostre mani, le linee del tappetino per regolarvi. Ginocchio è a contatto con la mano che è a terra. L'altro piede è in linea dietro la mano destra. Scivoliamo un po' più indietro. Attiviamo le cosce. Mani vengono qui a fianco a noi. Forse intrecciamo le dita dietro la schiena per aprire il petto. Delicatamente sciogliamo la presa delle mani, pieghiamoci in avanti appoggiando gli avambracci, possiamo usare un cubetto sotto la fronte o sotto il gluteo. Ritornate a connettervi al respiro, rallentandolo quando possibile. Inizieremo adesso a sollevarci, premiamo giù i gomiti, premiamo giù le nostre mani. Ci sediamo sul gluteo sinistro per portare la gamba destra avanti, il piede all'interno della coscia. Inspiro, solleveremo le braccia, ma prima pieghiamo un po' il ginocchio, anche se abbiamo la flessibilità per tenerla distesa. Solleviamo le nostre braccia, osserviamo la posa, pieghiamoci avanti, la coscia si incolla alla pancia, la pancia alla coscia, e poi spingiamo giù le ginocchia e stendiamo la schiena. Osserviamo questo lato, senza aver fretta di approfondire, senza aver fretta di venire completamente giù, portando lo sterno avanti. Mantenendo il respiro regolare.
Cominceremo ora a risalire su, premiamo giù le mani, solleviamoci, andiamo a distenderci ora schiena a terra. Quindi pieghiamo entrambe le ginocchia, sediamoci un po' più avanti sul tappetino, srotoliamo schiena giù. Teniamo le gambe piegate e spostiamo il bacino un pochino più a destra, verso l'esterno del tappeto. Semplicemente giù, non solleviamo nessun gluteo. Solleviamo le spalle, la testa, spostiamo la sinistra, stiamo andando verso la posa della banana. E poi estendiamo le gambe, portiamo i piedi verso l'angolo sinistro del nostro tappetino. Li spostiamo gradualmente, senza sollevare il gluteo. Possiamo poi portare le braccia oltre la testa, cavallare una caviglia sopra l'altra. 10 respiri qui. Lasciamo che il fianco si allunghi. Respiriamo dentro il polmone destro. Con calma rilassando tutto il corpo. Manteniamo presenti qui, riconoscendo anche l'intenzione della pratica, questa celebrazione della primavera. Prendiamo in considerazione dove siamo nel tempo e nello spazio, così da allinearci col flusso delle stagioni, il flusso della natura. E con calma sciogliamo. Torniamo al centro, pieghiamo un po' le ginocchia, veniamo ad allineare la testa, il cuore, il bacino e andiamo dall'altro lato. Spostiamo il bacino a sinistra, spalle e testa a destra, allunghiamo le gambe e poi i piedi vengono verso l'angolo destro. Sempre tutta la parte posteriore del corpo appoggiata. Forse prendiamo gomiti opposti sopra la testa o accavalliamo una caviglia sopra l'altra. Prendetevi un momento per sistemarvi nella posa e poi fermatevi. Cominciamo a sciogliere questo lato, portiamo giù le braccia, sciogliamo le caviglie, possiamo piegare le ginocchia, anzi pieghiamo tutte le ginocchia e ci allineiamo. Braccia giù lungo il corpo, posizione del ponte, premiamo le piante dei piedi, solleviamo sui glutei, solleviamo la schiena, portiamo le spalle forse sotto di noi intrecciando le dita. In tutta la piante premono giù, quindi tutta la pianta del piede, stringiamo le cosce senza unire le gambe ma attivandole verso l'interno. Solleviamo sul petto, verso il mento su al soffitto. Ora sciogliamo la presa delle mani, spostiamo le spalle e respiro dall'alto verso il basso, srotoliamo la schiena, cercando di posizionare la colonna su una linea precisa. Quindi manteniamo
lo sguardo verso l'interno, notando come ci stiamo appoggiando giù. Ripetiamo questo movimento, quindi inspiro, solleviamo sulla schiena nel ponte, espiro, srotoliamo giù. Inspiro, ponte, espiro, scendiamo. Farfalla supina, possiamo cominciare con i piedi giù a terra. Lasciamo che le gambe si allarghino, respiriamo a fondo nella pancia. Ora attiviamo un po' gli addominali, solleviamo i piedi su, sempre restando nella posa, con le mani prendiamo i piedi oppure le caviglie. Riportiamo la nuca giù. Spingiamo i piedi uno contro l'altro, possiamo muoverli un po', allontanare le ginocchia in avanti. E da qui per avanzare ulteriormente possiamo entrare nel bambino felice, portando i talloni sopra le ginocchia. Magari dondoliamo un po' a destra e a sinistra, massaggiando la schiena, portando giù le spalle al pavimento, così da trascinare i piedi e le ginocchia un po' più in basso. Fermiamoci. E riavviciniamo i piedi, le ginocchia, diamoci una stretta. Espiro Shavasana, allunghiamo le gambe e le braccia giù lungo il corpo. Cerchiamo di metterci comodi con le spalle ben appoggiate, il corpo allineato e simmetrico. Inspiriamo dal naso e lasciamo andare dalle labbra. Fermiamoci ora, notando l'effetto della pratica, forse riflettendo su ciò che gli ultimi mesi che l'inverno ci ha dato, se troviamo qualcosa che abbiamo bisogno di lasciare andare, lasciatelo andare qui, date spazio. Dall'interno ci rilassiamo sempre di più. Se avete tempo per restare qui, se avete tempo per restare ancora un po' in Shavasana, vi invito a farlo. Altrimenti cominciamo a sollevarci, rotoliamo su un fianco in posizione fetale. E da qui veniamo a sedere in una posizione comoda. Portiamo le mani davanti al nostro cuore. Un'ultima volta facciamo quel respiro del loto, inspirando, solleviamo le mani, espiro, uniamo i palmi davanti al nostro petto. Grazie mille per essere venuti a me, spero che questa breve classe dedicata alla primavera vi sia piaciuta, ne arriveranno sicuramente altre, quindi se avete delle richieste fatemele qui sotto nei commenti, fatemi sapere come è andata la pratica e se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo. Noi ci rivediamo prestissimo sul tappetino, dal mio cuore al vostro, grazie.